ragazzi, ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, siamo qui oggi nuovamente con Bebbo per fare la seconda ronda. Questa volta più tranquilla, magari troviamo meno criminali in giro, perché dopo tutto siamo io e Bebbo, quindi i giustizieri della notte e della mattina a questo punto. Ragazzi, ci troviamo nel suo garage, clicchiamo B. Ok, allora siamo nel suo garage. Grande zio, un saluto da Omarin. Allora, oggi, siccome sono io nel garage di Bebbux, devo sceglierla io la macchina. Ovviamente non è che ci sia grande scelta, mi dispiace Bebbux, ma non sei sufficiente sulla scelta. Però prendiamo questa gallarda. Vai, devi guidare tu, tanto non devo guidare io. E oggi, guarda, si è messo l'impianto stereo dentro, raga. Allora, mettiamoci le cuffie, bene. Ok, vai, parti subito. Eccoci ragazzi, siamo qui. Allora, andiamo un pochettino a farci un giretto, va. Andiamo. Guido io, ragazzi, perché ovviamente il mio assistente è Bebbux, deve ammazzare lui. Vamos. Allora, raga, dobbiamo andare a farci un giro, ammazzare un po' di gente. Allora, vedo già Bebbux è incaricato a cercare colui che dovrà essere ammazzato, quindi parti subito. Esatto, livelli bassi ragazzi, perché l'ultima volta che ho provato a buttare giù uno a livello veramente 100 aveva carro armato, gli ho chiamato la squadra, la squadra per militare per ammazzarlo. Guarda qui zio, ce n'è uno che sta cambiandosi l'abitino. Sparo col fucile a pompa, dai, spero che gli sparo col fucile a pompa. L'ho già ucciso, ma che merdata, l'ho già ucciso. Vai, adesso ricompare e lo uccidiamo. Ovviamente 360 ragazzi. Spero che voi tutti siate pronti per Call of Duty Ghost Battlefield 4, Assassin's Creed 4 ragazzi. È un'epoca, cioè questo fine mese, questo inizio novembre, questo fine mese sarà veramente un divertimento assoluto, con vari titoli ragazzi. Ovviamente però non dobbiamo più pensare a questi giochi, ma dobbiamo pensare alla ronda, ammazzare gente ragazzi. Quindi andiamo a farci un altro giro. Vediamo già una macchina della polizia qui vicino, quindi non c'è problema ragazzi, no, la dovremmo seminare tranquillamente, quindi andiamo dritti. Non so quanti di voi lanciano pacchetti dalle finestre, io sono uno di quelli ragazzi, lancio pacchi regalo. Lancio i C4 come regalino. Ovviamente grande, vai. Da quelli? Ma quelli dove c'è il coso viola? Il percorso viola? Vai. Dai, andiamo da questi. Giriamo qui ragazzi. Eccoci ragazzi, siamo qui contro stronzi. Andiamo a buttarli giù. Cosa stai facendo? C'è anche il macchinone tipo. Sì. Non facciamolo sparare. Non devastiamolo però. Non devastiamolo perché poi succede un casino. Merda, lo devastiamo, sto sicuro. Un altro. Sì. Allora, questo è Wakes. Wakes, lascialo tranquillo. Scusaci Wakes, non volevamo. È a casa. Basta. Eccolo lì, lo vedi. Distruggilo. Ole. Wow! Aspetta. No. Dai, sì. Vai. Il cadavere deve essere giustamente seppellito in un giardinetto vicino. In un giardinettino del cazzo. Ah, ce n'è uno, vedo uno che c'ha la taglia. Quindi andiamo a ucciderlo. Oh, tutto stronzo. Cosa vieni? Ti ammazzo. Ce n'è un altro qui, allora andiamo a ammazzare questo. Cazzo, vai. Dove sei? Eccolo. Dove sei? Brutto, aspetta che lo vado a picchiare. Brutto stronzo. Coglione. Minchia, cazzo, carne, le vuoi la fettina? La vuoi una fettina di manzo? Guarda cosa gli facciamo alla giusta. Pigari tu, pam! Guida. Oh, ti sta sparando, cioè sta usando spararci. No. Scusa un attimo. Aspetta. Prenditelo! Stronzo! No, si è salvato. BAM! Ecco, bravo. Ecco, stavo solo distruggendoli con C4. Mamma, abbiamo rotto la macchina. No, quello è Wakes.
Ma poi ci arriva l'elicottero tra un po'. No, no. Cazzo, una tenuta di merda sta macchina. È mai in casa il tipo, è in casa. Ce n'è uno al... Lascialo lì allora. No, era in casa. Ok. Andiamo al Penny Express che lo devastiamo. Se non sto facendo ovviamente il bug, ragazzi. Ah, ragazzi, il bug. Sapete che non è stato ancora aggiornato. Quindi ammazza. Ma dai, ma porca puttana. Vai, sta arrivando. Vai, inseguiamolo, vai. Ah, ragazzi, quando vedete questi cerchietti rossi giù nella mappa, perché sono della mia crew, per questo lo vedete così. Poi c'è l'elicottero dietro, aspetta, fammi mettere la pistola mitragliatrice. Oh, stronzo. Inca. Vai. Fa la mia macchina questa. Wakes. Vai velocemente al Pain Spray. Dai. Vai. Fa bene. Meno male, ragazzi, ci siamo salvati dalle 4 stelle. Non hanno ancora scoperto che siamo dei federali, ragazzi. Cioè, lavoriamo sotto copertura noi. Da. Ma come si fa? Ok, ragazzi, le laggate non stanno... Cioè, veramente, sta laggando un casino. Okay. Ovviamente mi chiama Simon. Sì, non hai capito, no, che non ho visto neanche... Non ho visto neanche che stavi uscendo dal garage. Ti dico solo questo. Ho visto soltanto che sei uscito e stavi già camminando per conto tuo. Eccoci di nuovo, ragazzi. Ce n'è uno lì che ovviamente è ancora in casa. No! No, questo qui forse non è in casa. Anzi, è in casa, è in casa. Sì, è in casa, è quello di prima. Guarda, ce ne sono due lì in fondo. Lì vado, adesso andiamo a devastarli, guarda. Andiamo a cacciare, ragazzi. Sono in macchina. Allora dobbiamo devastarli. Guarda, usare il C4, solo che poi mi dà l'antisportivo come al solito, mi fa incazzare. Ma l'ha dato prima, quindi... Guarda, sta rifugiando da qualche parte. Vai. Ma li ha già distrutti! Come? Sei due? Ma sono morti entrambi! Ah, uno l'ha ucciso il proprietario! Veloce che ne abbiamo uno dietro! No, uno è qui su, lo vedi? È arrivato l'altro, vai! Ma che lo schiacciamo? Lo facciamo sotto diretta craft, dai! Non lo vedo, ecco! Dove sei? Uole! Vai a destra, vai a destra! Aspetta! Brutto stronzo, ti infilzo, cazzo! No, ma non può scomparire il cadavere! Vai, che legato troppo da me. Ma il sughetto, ragazzi, pomodoro fresco, lo vedete lì per terra. Vai, sali! C'è uno davanti. Vabbè, andiamo con la destra, va. Ci sono sbirri lì. Andiamo. Crack. Eccolo. La munition, la... Dove stai andando? Dove vai? Lascia. Eccolo. Ma no, volevo ucciderlo io. Fai qui questo. Bam, shot, bitch. Poverino, nessuno sopravvive contro di noi, ragazzi. Nessuno ce la fa. Ovviamente la polizia. Dov'è? Guarda, nascondendosi nei vicoli. Sì. Ma è a casa. Ah no, è a casa, qua. Sta dormendo. Braccio di ferro! C'è un tipo che mi sta invitando a braccio di ferro. Ma vaffanculo. No, non andiamo. Lo sai che quando faccio... Non hai capito che quando fai braccio di ferro distruggi il gli analogici del joystick. Guarda. È una cosa orribile. Ma dai, ma mi sono... Dove scappi? Ma no! Meno male che non era sua la macchina, altrimenti mi avrebbe preso... sì, meno male. Guarda, ce n'è uno con la taglia, adesso lo ammazziamo, dai. Stupido. È quello con la taglia... Brutto stronzo! Bucato grande. Oh, come ti permetti, brutto stronzo? Come si son permessi di spararmi? Ma come si son permessi? No, questo devo farlo diventare una sottiletta, dai. È quello che era prima in casa. Life Invaders, cioè, l'hai visto? Sì. Ho ucciso anche il poliziotto, non hai capito. Poi quando dobbiamo scendere di stelline, scendiamo. Andiamo a mettere questi ultimi due. Va, andiamo. Ah, questa è sempre in casa, ma dai. Era questa. Dove? È davanti, eccolo.
BAM! Aspetta. Vivo. No, volevo accoltellarlo. Brutto stronzo, dovevi farti uccidere col coltello. Ti cravo il culo. Dai, ma scompare poi, Ma non c'è gusto, vai. C'è quello che rimane su, con la taglia che rimane sopra a salvarsi il culo. Oh, va scappando, dove scappi? Dove scappi, brutto stronzo? Ormai ma no, zio. Cazzo, vai, ma io l'ho ucciso 4 volte. Aspetta che ti riprendo, Guarda, ti dico solo che tipo aveva il carro armato ieri, Balord, era veramente forte. Guarda, di nuovo lì, aspetta che lo ammazzo. Dagli una becchia. Oh, non spararmi, stronzo, sono tuo amico. No, come hai fatto? Ma non ci credo, aspetta. Aspetta che lo vado ad ammazzare, va. Sarebbe ora di chiamare una delle mie macchine, un pochettino più corazzato, per spaccargli il culo. Chiamiamo le mie, una delle mie bambine. Meccanico. Allora, ne ho uno sequestrato, dico solo questo. Ok, mi hanno appena ucciso perché stavo chiamando la mia macchina. Figlio di puttana! Mo la ammazziamo, ragazzi, Beppo, vieni verso di me che lo uccidiamo. Si chiama Bipole, tipo questo qua. Uccidiamo questo stronzo e poi... Ah, Bipouts. Dove sei? Dove sei che ti uccido? Bravo, quello là, bravissimo. Andiamo a prendere, guarda, te l'ho già indicato io. Andiamo a prendere questo Bipouts che deve morire. Ogni tanto la aggiorno, perché stanno spostando. Va bene. Sono in due macchine. Perfetto, ora li devastiamo. Sono anche più o meno su una zona chiusa. Quindi li possiamo devastare subito. Ah, non posso cambiare, vabbè, ti do indicazioni. Ah, te lo tolgo io, guarda, aspetta. No, vai, vai, continua. Vai, te l'ho tolto, vai. Andiamo a prendere questi stronzetti, ragazzi, andiamo a spaccargli il culo. Sono in spiaggia. Sono in quattro. Minchia, sono in quattro. Vabbè. Allora ci mettiamo dalla distanza. Bello. Non so neanche cosa ho preso. Non chiedermi cosa ho preso. Allora, ragazzi, visto che sono in spiaggia, ci metteremo con... Dai, ma come cammina sta macchina? È un po' una cagata. Non è che lei... Non è che lei un po' troppo... L'hai messo un po' troppo... L'hai ristrutturata un po' troppo, cioè guarda, è troppo. Non tiene più ormai, è velocissimo ma non tiene più. L'hai messo solo motore, è vero, non gli hai messo pneumatici buoni. Gli hai messo i pneumatici della Ocean. Ah certo, hai fatto bene, dai. Ah, son qui, guarda dov'è! C'è un tipo che sta scappando in velocità. Qui. Non quello rosso, all'altro. Vedete due lì? Guarda, se li devastiamo, guarda. Eccoli lì davanti, ragazzi, la macchina che va verso sinistra. Stanno arrivando, ragazzi, in velocità! In velocità! Go! Stavo sparando. Ammazza questi! Non spara più il mio vetrino. Ok, no, io l'ho ucciso, tipo. Uno l'ho ucciso. Uno l'ho ucciso, zio. Vado sugli altri, Io gli ho distrutto la macchina, ma è sportivo. Vai, tranquillo, Ma tu dove vai? Tanto dovrà uscire, sono in due. Tanto non possono sparare. Nasconditi. No, cazzo, mi mira a te, porca puttana. Oh, l'ho ucciso uno l'ho ucciso. Dov'è l'altro? Ma perché mi mira a te, porca puttana? Polizia di merda, non rompere i coglioni. Andiamo via. Guarda, l'altro se ne sta fuggendo, bastardo. Ha abbandonato l'amico che aveva la taglia. Guarda, wow, che merdoso. Dove vai via, brutto stronzo? Aspetta. Ma volevo devastarlo. Vabbè, andiamo via, zio. Andiamocene a casa, va. Per oggi la ronda basta e avanza. Abbiamo devastato abbastanza gente. Mi sa proprio che ce ne torniamo. Olè. Che un bel antisportivo. No, dai, tranquillo, tanto non sei. Non ti ha mandato tra quelli. Te l'ho detto, almeno te ne devono mandare almeno 15. Ah, cazzo. E poi ti comporti sempre bene, ammazzi la gente giustamente, quella che se lo merita, quindi ti dà anche soldi per quello che fai. Fai un lavoro umile.
Cosa vuoi di più dalla È vita? giusto. Boh. Andiamo, Una NTP gratis. andiamo. Esatto. Eccoci ragazzi nell'appartamento. Adesso che abbiamo finito il nostro giro di perlustrazione, ovviamente lui saluta e io ovviamente cosa gli faccio? Giustamente questo. Toh, pigliatelo, pigliatelo. Una fumatina, ragazzi. Dai, dai. Ce la fai a... Non ce la fa. È occupato. No, è mio, stronzo. È mio. Ah, tu rimani a guardare. E ovviamente dopo, ragazzi, dopo una fumatina, cosa si fa? Una bevutina. Forza. Una bevutina. Lo Ovviamente sta fronteggerai. morendo. Il mio sta morendo, grande. Marti Madrazo, mi sta chiamando. E vai, non rispondergli che stiamo facendo festino. Vai, annebbiato il tipo, annebbiato, non mi fa bere il whisky, grande, non mi fa bere il whisky. Vai così, un vinello, dai, almeno un bicchiere di vinello, ragazzi. E anche il bicchiere di vinello scende giù, ragazzi, guardate che bello. Un grande gusta tantissimi vini questo Cure 93 versione gaggissimo, gaggio. Versione meglio dire tamarro. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ci ritroviamo qui nell'appartamento come al solito. Io e Beb dopo una bella missioncina di assassini di massa contro i criminali di Los Santos. Contro i due unici innocenti e veramente bravi agenti di questa regione. Ovviamente lui saluta, continua a salutare io con questo. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da Cure 93 e Bevo 92 è tutto. Ovviamente fumo anche le sigarette nel mio appartamento e me la butta per terra, sicuramente la cicca. Che strano, guarda un po'. E niente ragazzi, da Cure e Bevo 92 è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao raga!